Regione Toscana. Il Consiglio regionale. Inaugurata la mostra nella sede del Consiglio regionale, che rimarrà visitabile al pubblico fino al prossimo 30 settembre. La mostra dell'artista Sandra Rigali è curata da Alice Traforti e presenta il sommo poeta in versione pop, con la volontà di avvicinare il pubblico alla sua figura, inteso soprattutto come uomo del cambiamento. In Consiglio regionale, durante la giornata inaugurale, si è svolta anche una seduta solenne per le celebrazioni per i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, promosse dal Consiglio regionale della Toscana. Un programma ricco di appuntamenti che in 100 giorni, dal 3 settembre fino alla fine di novembre, toccherà tutte le province della Regione Toscana. Questa è la prima di tre mostre che il Consiglio regionale dedica nei prossimi due mesi al sommo poeta. Dopo Dante Pop arriveranno infatti le installazioni di Dante realizzate attraverso il recupero di materiali riciclati prodotti da SCART e quindi omaggio a Dante con opere pittoriche dell'inferno realizzate dal garante dei detenuti Giuseppe Fanfani. Ma è un modo per ripartire anche questo, la mostra di Sandra Rigali va esattamente in questa direzione, il racconto attraverso le immagini della grandezza del sommo poeta. Noi abbiamo messo in piedi un calendario di iniziative davvero importanti. Penso alle tante scuole che verranno coinvolte, ai giovani che avranno così la possibilità di conoscere quel messaggio anche in forma differente, e poi penso agli eventi finali, quelli che concluderanno questi 100 giorni. Ci sarà uno spettacolo a Grosseto e a Pisa di Simone Cristicchi che racconterà il paradiso, anche in questo caso in una forma moderna. Insomma, il nostro obiettivo è quello di portare Dante, la sua grandezza, la sua storia nel presente, nell'oggi, e farlo conoscere a quante più persone possibili. Sandra Rigali è una pittrice molto nota nel territorio di Lucca e anche fuori da Lucca, di Barga, che presenta una mostra, diciamo, da un certo punto di vista anche innovativa, che mette, diciamo, in luce la figura di Dante all'interno di queste importanti celebrazioni, anche in chiave, diciamo, moderna e in chiave pop, proprio per avvicinare il pubblico a questo poeta che in qualche modo è assolutamente innovativo nella sua opera, come lo è la Sandra Rigali oggi nella pittura. Dante è il glorioso padre della lingua italiana, è un grandissimo toscano, conosciamo tutti la sua biografia, sappiamo anche come l'abbiamo, diciamo, considerato in vita da toscano e da fiorentino, però oggi siamo qui a onorarlo per il segno intangibile che ha scritto nella storia non soltanto italiana ma mondiale. Quindi come Consiglio regionale della Toscana in questo momento non esistono più fazioni né guelfe né ghibelline, ma c'è soltanto Ser Dante. Sicuramente di grande prestigio, tra l'altro la mostra arriva dal Vittoriale degli Italiani e quindi sarà adesso a Firenze per poi traghettare l'ultima tappa a Barga, quindi grande prestigio, grande onore, soprattutto anche per l'artista, per Barga che ovviamente va oltre i suoi confini, e tra l'altro, insomma, abbiamo questo rapporto Barga-Firenze molto stretto, perché Barga è stata fiorentina nel nostro territorio, il nostro centro storico parla di Firenze, quindi quale migliore occasione, diciamo, per una mostra proprio qui a Firenze. Assolutamente pop, popolare, perché ha portato il linguaggio a tutti usando il volgare e usando frasi e motti che ancora oggi sono contemporanei e usatissimi in quello che è il gergo comune, e il significato soprattutto di queste parole, di queste sue parole, è diventato un'icona, un qualche cosa che si può usare sia in politica che in vita comune tutti i giorni. E per questo la parola pop, come popular, come l'ha resa Andy Warhol con l'arte, che l'ha voluta portare a tutti, così Dante Alighieri ha voluto portare la parola a tutti. E spero di esserci riuscita cercando di realizzare queste formelle, queste icone, per raccontare un Dante contemporaneo.
Sì, è una mostra diversa che chiaramente mi riempie di orgoglio, perché la Sandra Rigali, l'artista, è di Barga ed infatti è fatta in collaborazione anche col Comune di Barga. È un modo un po' diverso per leggere Dante, calarlo veramente nella società contemporanea e dimostrare soprattutto alle nuove generazioni che davvero Dante può essere anche pop, oltre che molto moderno nei messaggi e nelle parole che ci dice. Quindi credo che sia una mostra interessante, bella da vedere, diversa, che sarà visitabile fino al 30 di settembre. Presentato in Consiglio regionale il volume Nel mezzo del cammin, un libro sulla Divina Commedia realizzato con i volti degli abitanti di Pontassieve e non solo. Il libro ripropone le terzine della Divina Commedia, coinvolgendo la popolazione di Pontassieve e del territorio fiorentino, ma anche tanti toscani famosi, in una collezione di tavole viventi, con persone e ambientazioni reali, in una rilettura attualizzata e storica al tempo stesso. Si tratta di 67 foto d'autore di Palmiro Stanzucci, su un libro che raccoglie fondi per un progetto culturale in favore del Banco Alimentare di Pontassieve. Un libro che nasce proprio per rendere omaggio nei 700 anni dalla morte di Dante, e lo ha voluto fare attraverso la cosa più semplice, l'immagine fotografica, il corteo storico di Pontassieve, che è una identità fra i tanti cortei della Toscana, ha voluto raccontare questa storia. È un modo originale perché i protagonisti sono i cittadini di Pontassieve, le belle facce, i personaggi particolari, ma tante personalità del mondo dello sport, della cultura e delle istituzioni fiorentine, anzi toscane. Lo abbiamo fatto mettendogli in posa attraverso alcune terzine che sono riportate nel libro e la tavola vivente, cioè l'illustrazione di questo libro abbastanza originale, è realizzata appunto dalle persone. Ovviamente è stato abbastanza difficoltoso dover rivestire di foggia un po' strana questi personaggi con gli abiti del momento, ci siamo presi alcune licenze poetiche, ma è un libro davvero originale e particolare che vede raccontare il barcone di Caronte sul fiume Acheronte attraverso i nostri renaioli, il barcone dei renaioli capitanato da Marco Castaldi e dalla loro associazione, così come negli scorci e nei luoghi particolari all'interno del castello di Castellonchio, siamo in pieno medioevo. La cosa difficile è stata all'inizio, che abbiamo iniziato a girare, anzi a scattare, e in emergenza Covid eravamo in zona rossa, quindi massimi accorgimenti di sicurezza, massimi accorgimenti di distanziamento anche negli scatti con le sterilizzazioni. Avevamo 4 set preparati perché il Comune di Pontassieve ci ha offerto una delle sale più importanti dove abbiamo allestito un set. Il fotografo è Palmiro Stanzucci, la coautrice insieme a me di questo libro è Marisa Boschi, che è una codigologa ma che è, diciamo, della Società Dantesca Fiorentina. Quando Alessandro Sarti mi ha cercato, una telefonata: Luciano, avrei bisogno di te per un piano che ho in mente. E siccome Alessandro è una miniera, il suo cervello è sempre effervescente, ho subito accettato e mi ha parlato di questo libro per il 700esimo anniversario di Dante, no? E aveva in mente questa idea che a me è sembrata veramente geniale. È sembrata veramente geniale perché Dante nella sua Divina Commedia parla con le anime, quindi con i defunti, e lui questi defunti li mette in carne e ossa e li fa vedere, quindi non è più un'immaginazione ma ci fa vedere questi avvenimenti che sono citati nella Divina Commedia. L'invito di Alessandro Sarti a partecipare a questa avventura straordinaria mi ha molto lusingato e divertito, e l'ho accolto volentieri, anche conoscendo da tanti anni l'impegno di Alessandro Sarti in vari campi della cultura e la sua creatività inesauribile. E quindi ho accolto questo invito e ho indossato con grande divertimento i bellissimi panni messi a disposizione dal corteo storico di Pontassieve per interpretare Cunizza dal romano,
una donna forte, una sorella del famigerato, oltre che famoso Ezzelino dal Romano di Treviso, andata in sposa al signore di Verona per far la pace tra due famiglie, una sorta di Montecchi e Capoleti del loro tempo, che poi però si è trovata al centro di avventure turbolente, da un rapimento ad altri amori, ed è andata in paradiso più che sessantenne. Quindi un buon, come dire, un buon viatico, un buon auspicio anche per me che ho raggiunto una certa età. E quello che il libro dimostra, anche grazie alle bellissime fotografie di Stanzucci, è che davvero in ognuno di noi sono sepolti dei lineamenti antichi, un DNA remoto che ci fa essere oggi dei contemporanei, ma che può saltar fuori in tutta la sua potenza evocativa non appena un costume riporta la figura a un'epoca passata. Tutti coloro che hanno posato sembrano usciti da qualche quadro del tempo, e in questa presa caravaggesca della fotografia, che ravvicina le figure e gli atteggiamenti, esprimono tutto il loro straordinario potenziale estetico e psicologico. Sono molto felice di questa iniziativa per due motivi, cioè doppiamente felice. Intanto ringrazio Alessandro Sarti, che quando insomma si mette d'impegno riesce sempre a fare cose molto belle e che coinvolgano sempre tante persone, quindi insomma ha veramente complimenti. Sono felice perché questo volume, peraltro bellissimo, ci permette in questo anniversario speciale, i 700 anni della morte di Dante, di trovare l'occasione di rispolverare alcuni dei versi più belli del libro, di uno dei libri più letti del mondo, che è la Divina Commedia, e gli dà il volto moderno delle persone di oggi, quindi come dire, lo riattualizza e lo immerge nel presente. L'altro motivo per cui sono contenta è perché lo fa a scopo di bene, perché il ricavato, sappiamo, va al Banco Alimentare di Pontassieve, quindi è un'occasione che unisce, diciamo, l'aspetto culturale all'aspetto benefico. Quindi complimenti davvero e possiamo essere felici di questo bellissimo libro. Un modo diverso per attualizzare la Divina Commedia. Consentitemi di ringraziare davvero Alessandro Sarti per il suo dinamismo, per averci creduto dall'inizio, per ringraziare il fotografo Stanzucci, ha fatto delle foto davvero molto 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 belle, e questo è un modo per raccontare in forma diversa il sommo poeta, per avvicinarlo a tutti. E lo facciamo avendo chiesto il volto a tanti toscani famosi, quindi grazie anche a chi si è reso disponibile per questa iniziativa benefica, perché ogni iniziativa benefica deve avere le istituzioni al proprio fianco. Compito delle istituzioni, ho sempre detto, è quello di sostenere chi è più in difficoltà, di sostenere chi con fatica è vicino agli ultimi, e questo va esattamente in quella direzione. Noi, come sapete, abbiamo messo in campo tantissime iniziative per i 700 anni della morte del sommo poeta, in particolare voglio ricordare il Consiglio Solenne che avrà luogo venerdì prossimo, e non solo, voglio anche ricordare una splendida installazione che in questo momento è ad Arezzo e poi sarà a Pisa a partire da sabato prossimo, che è l'Avatar di Dante. Insomma, da un lato l'Avatar, dall'altro l'attualizzazione attraverso queste fotografie. Diamo il senso di come si possa riportare nell'attualità i grandi messaggi che Dante ci ha mandato 700 anni fa. È davvero una bella occasione, questa mi fa veramente molto piacere essere qua per la presentazione di questo volume, di questo testo, che appunto è nell'occasione di un anniversario importantissimo, e abbiamo la possibilità di fissare questo importante evento attraverso un excursus, diciamo, di immagini bellissime che ritraggono nostri tanti cari amici del nostro territorio, del nostro comune. Quindi grazie ad Alessandro Sarti possiamo, ed a Palmiro Stanzucci naturalmente, possiamo avere la possibilità di aver fissato, insomma, queste immagini, attraverso queste immagini bellissime, questo importante anniversario. Quindi è per me un onore, un piacere, anche perché, come sappiamo, questo volume sarà dedicato a una iniziativa benefica, l'aspetto che poi rende ancora più bella questa pubblicazione, quindi sappiamo che
I proventi di questo volume saranno dedicati a finanziare i banchi alimentari del nostro comune, che sono portati avanti dalle associazioni del nostro territorio, del nostro comune. Regione Toscana, il Consiglio regionale.